Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Grace, proseguiamo la nostra avventura e vediamo un po' di proseguire un po' in modalità stealth forse, eh? Vediamo un po'. Un po' andare di sopra. E di qua. Prendi la scala, ok. Allora. Di qua, nulla. Ho visto un laser da sotto. Là c'è una scaletta. Là c'è un mega robottone e qui è dove eravamo noi. Quindi direi evitiamo il mega robottone, onde evitare che ci faccia le chiappe nuove, e andiamo su di qua. Ok, prigione. Siamo arrivati quindi. C'è un tipo. Ottimo, direi ragazzi. Tutti sti qua però non c'è nessuno che ha una pistola o robe un po' serie, diciamo così. Dunque, qua se c'è questo lo possiamo caricare. Sì. E ci serve per... Ah, eccoli là i nostri colleghi. Nuovo obiettivo, individua il Solem Block B2. Usa il tagliatore laser per tagliare le catene e tieni premuto il mouse per tagliarli. Vabbè, come abbiamo fatto prima. Né più e né meno. Allora, ricarichiamolo. Ok, e passiamo alla lama. Tanto con quello non facciamo nulla. Ok, allora là c'è un tipo che noi andremo a uccidere in modalità super stealth. Ok, guarda, lì c'è un altro tipo, lì c'è un laser, quindi non possiamo passare di lì, ma dobbiamo tagliare questo. Dunque, quel tipo là, aspettiamo che ritorni. Lì possiamo caricare questa. Ok. Ma di armi ancora nulla. Qua sotto nascosto non c'è niente. Allora, che punto è il tipo? Ok, sta venendo di qua. Lì. Ok, andiamo, andiamo. E anche questo è andato. Ok, allora, vediamo un po'.
I laser io non andrei a rompergli le scatole. Onde evitare che ci rintraccino. Allora, di lì niente. E niente, lì c'è una porta. Cioè, uno sfondar di lì. Ecco. Proprio questo volevo evitare, eh. Proprio quello volevo evitare. Ok. Mi taglio la mira al massimo, da sopra c'è un altro tipo. Lì sotto c'è un laser. Dai, 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 segalo. Ok. Porta è chiusa. Allora, c'è questa. No, non riesco a capire perché non ce la fa scassinare, anche l'altra volta non me la faceva scassinare. Sarà un motivo, no? O un sistema. C'è un generatore. E qua. C'è un pertugio, ragazzi. Quindi direi, insinuiamoci nel pertugio. Perfetto, proprio così, ragazzi. Andiamo a insinuarci nel pertugio e vedere un po' di non farci ammazzare dal cagnaccio. Vediamo un po'. Allora, tappiamo subito destra. Là c'è una guardia. Dai, muori, su. Ok. E adesso, ragazzi, dov'è che dobbiamo andare? Ah, qua c'è una scala. Dai, dai, dai. Ok. Meno male che non ci ha visti. Ah, siamo nel cesso, quindi dobbiamo ammazzarlo. Così. Dice che c'è qualcun altro dentro. No, ok, meno male. Qualcosa da raccattare, armi niente, come al solito.
Ah, lì c'è un cane. Devo andare piano piano. Là c'è uno che dorme. Mi dispiace per il cagnolino, ma mi hanno dovuto per forza fare così. Allora, siamo in modalità stealth. Vediamo di beccare questo tipo qua. Ok, premi il mouse per lanciare il coltello, va bene. Diamoci un'occhiata in giro, ragazzi. Guarda, c'è uno che dorme. Sì. Ah, perfetto, direttamente da sotto l'abbiamo seccato. Va bene. Allora, armi, niente come al solito. Qua da raccattare, nulla, qua niente, qua niente, ok, ma la mappa abbiamo preso, va bene, qua nulla, andiamo avanti, dobbiamo andare per forza di qua allora. Magazzino qua. Ottimo. Neanche questo l'abbiamo seccato. Quello l'abbiamo preso. Questo anche. Qui c'è un medikit, ma in qualsiasi caso noi siamo a posto come energia, quindi direi di lasciarlo lì. Allora, vediamo un po' di qua. Quanto riguarda la nostra pistola laser, mi sa che è piena, non c'è neanche bisogno di caricarla. Una punta, diciamo così. Allora, andiamo avanti. Sì, qua non c'era nient'altro da prendere, abbiamo preso tutto. Trova la chiave. E dove minchia sai che la trovo la chiave? Qua. Il tipo non ha la chiave? No. Ok. Dov'è che la vado a prendere la chiave, ragazzi? Cioè, la chiave io non la vedo, cioè. Devo tornare indietro. Il cane presuppongo che non abbia la chiave. No. Qua niente. Qua torniamo nel cesso. Dove abbiamo ammazzato quello là? Non ce l'ha lui? No, non mi dà niente. Allora vediamo gli altri due che erano qua. Trova la chiave, va bene. Dove cavolo sarà sta chiave? Questo non ha la chiave? No. Allora dov'è che sarà sta benedetta chiave? Ma scusa, ma invece la chiave non potevamo... eccola qua. Stavo dicendo, invece della chiave non potevamo segare la serratura con il tagliatore laser. Comunque abbiamo trovato la chiave.
livello al massimo. Vediamo un po', quanti ce ne sono d'altro. Andiamo giù di qua. Non mi fido a passare di lì, ragazzi. Là sopra ce n'è uno. Allora, vediamo un po'. Dov'è che è andato? Sa che ci hanno già beccato. Sì, anche lì. Andiamolo a ammazzare, buona. Perché si è messo a lanciare il coltello, che nessuno gli ha dato di lanciarlo. Comunque, quei due lì li abbiamo seccati. Vediamo un po' se ce n'è ancora qualcun altro. Potenziamento per la pistola laser, ok. Cioè, per la pistola laser, per il tagliatore laser. Va bene, allora proseguiamo, andiamo su, andiamo dal lato opposto. Ah, eccolo qua, c'è un altro. Allora, ce la fai a ammazzarlo o no? Andiamo. Prendiamo la pistola, qua niente. Ecco, ci mancava anche il cane di prima a uscire le scatole. Speriamo che non riesca ad arrivare fin qua. Andiamo, andiamo, andiamo. Più veloci della luce. Che è bello grosso, direi, eh. Allora, andiamo un po', eh. Uno. Due. Ok, però volevo caricarla, visto che abbiamo utilizzato. Questo qui non gli facciamo niente con la pistola. Lì, aspetta, carichiamo. No, mi sa che non gli facciamo proprio niente. Vabbè, ricarichiamola e andiamocene. Allora, allora qua nada. Dunque, lì sento dei rumori, vediamo un po' di qua. Ce n'è una botta, ce n'è. Obiettivo, individuo i membri della resistenza. E
Qua dentro però noi dobbiamo andarci. Ottimo, direi ragazzi, ottimo. Allora, qua niente. Qua nada. Dunque, questo funge da ascensore, però ho visto anche delle scale. E visto che l'altra volta facendo le scale abbiamo trovato delle cose interessanti, andrei avanti a fare le scale. Vediamo un po'. No, era meglio prendere l'ascensore, ragazzi. Molto meglio prendere l'ascensore. Andiamo, andiamo. Sì, siamo arrivati qua. La botola non possiamo raggiungerla. Adesso si apre dall'altra parte. Ok, quello preso. Qua niente. Allora, vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Questa non la possiamo chiudere, no. Questi saranno i nostri colleghi, diciamo così. Due. Ok. No, per gli ultimi due dobbiamo caricare la pistola. Dai, carichiamola, su. Allora, vediamo un po'. Cosa dobbiamo fare e con chi dobbiamo parlare? Con lui. Perfetto, l'abbiamo liberato, ragazzi. E dopo tutti questi anni si ricorda ancora di noi. Ecco, perfetto. Allora, vediamo un po'. Presuppongo là sopra perché ho visto questo della catena. Ok, vediamo un po' se riusciamo a fuggire. Ok, quindi sono tutti qua sotto. Dai, dai, veloce come il vento.
andiamo, andiamo. Scendiamo qua. Ammazziamo il tipo. Ok, mega fucilazzo abbiamo preso. Munizioni. Questo niente. Energia, ottimo. Cavolo, qua c'è un bordello di roba, ragazzi. Accattiamo tutto, tutto. Ok, allora, prendiamo arma e andiamo di pistola, anzi di fucilazzo, va. Però abbiamo pochi proiettili, la pistola uguale. Quindi non cambia niente, fucile di andare. Andiamo di cattiveria. Chiuso. Non muori? Eh? Oh là! Abbiamo raccattato anche il doppio fucile. Perfetto. Lo ricarichiamo. E che cavolo, muoio. Dai ragazzi, una cosa però veloce veloce, su, non state lì a giocare. Gli altri si sono seccati tutti. Ottimo, abbiamo fatto tutto questo sbattimento qui e abbiamo liberato uno solo, vabbè. Dai, obiettivo completato. Tendi un'imboscata alle guardie. Altre munizioni in giro? Nulla, eh? Non ce lo fa schicciare. Ah, ok, al suo... Al suo segnale, 3, 2, 1, via. Ok, ok, abbiamo liberato tutti, figa. Ok, ma le munizioni zero, eh? Niente, si è addormentato il tipo. Dai, andiamo, su. Non male che spara anche lui, va così. Vaffanculo, quel coso lì ci spara, gli altri non ci sparavano. Ma ammazzati. Questo non me l'aspettavo proprio, ragazzi. Va bene, riprendiamo allora da dove ci ha lasciato e vediamo un po' di salvarci le chiappette evadendo dalla prigione. Allora, vediamo un po', eh. Quindi siamo arrivati qua. Qua c'era la... questo da raccattare. Ok.
andiamo, andiamo, forza. C'è rimasto, ok. Sembrava di aver visto una porta, una prigione aperta. Quello non mi frega più. Ok. Sai che ci sta ancora sparando. Dai, là. No, un po' indietro ragazzi, facciamo andare avanti lui. Lui si rigenera un po' la salute forse, anche se c'ho i miei dubbi, cazzo. Cazzo. Dai, spara, figa, stai lì a guardare, oh. Dov'è che è? Perfetto. Ok, partiamo a bombazzo, ragazzi. Allora, qua c'era questo e questo da prendere, arma carica, poi quello, via. Forse anche quello. Sì, in qualsiasi caso ci ammazzano lo stesso, cioè ci hanno beccato lo stesso. Ah, niente, non muore, eh? Andiamo. Allora lì è da forte, così. Ok. Un bastardo qua. Allora, guardiamoci bene attorno, ragazzi, non evitare di farci fottere ancora da quei cosi lì, eh. Guarda, fin quando stai qua a guardare il muro, la guerra non la vinci più di sicuro. Allora, lì è andato, poi vediamo bene se ce ne sono altri in giro. Cazzo, munizioni ne abbiamo poche, questo lo possiamo far saltare, no? Mi sa di no, ragazzi. Vediamo. No. Stanno arrivando, dai, veloce, veloce. Vieni via. Qua, questo qua. Ok, quello è andato. Ok. E fin qua ci siamo, ragazzi. Ah, ok, abbiamo disattivato la corrente elettrica.
Ok, allora riprendiamo da qua. Vediamo un po', c'è sto cazzo di cane, gatto qua, robe del genere. Non possiamo riattivare la corrente, no? E quindi da dove passiamo? Uno, da dove passiamo? E due, il nostro collega dov'è che è? Dove cavolo è che è rimasto? Qua non c'è. Dov'è che è? È tornato indietro, eh? L'ascensore non possiamo prenderlo. Oh, io non l'ho visto, dov'è che ci siamo andato quello di blu? Vabbè, andiamo avanti. Trovare anche un po' di energia non sarebbe male, eh? Allora qua ci fa caricare questa, ok, ma dove la possiamo utilizzare questa? Qua mi sa di no, a meno che non ci siano delle catene in giro. Vediamo un po', eh, perché qua li abbiamo seccati tutti. Nulla, andiamo avanti. Qua c'è il gattone, ma di catene da far cadere non ne vedo, non ne vedo. Vediamo di scappare, che ti devo dire. Non so neanche dove. Dai, dai, fammi passare. Oh. Ok, ce l'abbiamo fatta ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Di culo, ma ce l'abbiamo fatta, eh? A passare di qua. Ok, dobbiamo coprire lui intanto che apre il portone. In caso che arrivi qualcuno. Sa che qualcuno è già di là. Dai, dai, andiamo, andiamo. Ok, questo è andato. Allora, vediamo un po' da che parte dobbiamo andare. Uno è là, adesso lo secchiamo. E un altro è là. No, è lo stesso, ok. Adesso arrivo lì. Tramite questo non ci fa sparare. Ecco, questo volevo evitare, ma non mi ricordavo più che c'era il laser. Questo anche. Carichiamo ragazzi. E lì c'è un altro. Ok. Ah, erano lì che stavano aspettando solo noi, eh? Per inchiappettarci. Dai, mi sa che dobbiamo liberare la zona. E subito dopo andarcene via con il tipo. Allora, dov'è che sparano adesso? Ah, da là, ok.
Allora, dai, più veloci della luce. Ah, devono avere una mira della Madonna per riuscire a beccarci, eh. Buono, morti. Come cazzo è che ha fatto quello là a farci fuori? Non lo so, ragazzi, eh. Ok, questo è andato. Poi c'è questo qua. Ok. Ok, andiamo di qua. Mettiamoci qua intanto che carichiamo. Vieni, vieni, poi anche te, dai, che ti il livello, vieni, vieni. Ok, questi, qua, qua. Carichiamo. Allora, vediamo di non farci inchiappettare ancora da quello là, casomai. Non abbiamo più munizioni di questo. Oh, basta. E che cazzo, eh? Allora, controlliamo qua intanto che il tipo apre il portone. Oh, questo è ottimo. Poi vediamo un po' qua dentro. Noi raccattiamo tutto per sicurezza, ragazzi, che cosa buona e giusta. Allora, chi è che c'è ancora che rompe le scatole? Là. Ah, è uno di quelli cazzuti, eh. Dunque, vediamo un po'. Ok, forse ce l'abbiamo fatta, eh? Vediamo che non ci siano altri rompiscatole. Qua erano già passati, ok. Quindi torniamo dal nostro collega. Qua nient'altro, qua no. C'era il tipo che avevamo ammazzato perché eravamo usciti dalla botola o da qualche altra parte. Boh, vabbè, comunque. Andiamo avanti. Ok, non c'è nient'altro, munizioni zero. Dov'è che è?
Eccolo là. Ok, andiamo. Fin qua ci siamo, eh. Quello è andato. Allora, andiamo di qua. Andiamo di accerchiare il nemico, ragazzi. Ora ce ne sono. Basta. Morti. Ce ne saranno altri di sicuro, eh. Stiamo facendo una strage, ragazzi. Una. Ok, raccattiamo tutto, ragazzi. Più ne ha più ne metta. Ok, quelli lì sono al massimo. Sì, che mega missione ho, ragazzi. Che mega episodio che è saltato fuori. Non credevo che fosse così lungo. Ok, dobbiamo avere tutto allora. Sì, andiamo. Ciotola del cane mangiamo, ti dà energia la roba del cane, va bene. Andiamo qua, niente, qua niente, qua niente, quindi andiamo su. Avevo sentito arrivare, ma mi ero girato dall'altra parte. Va bene. Allora, controlliamo bene tutte qua le gli armadietti. Ah, questo è il bastardone. Ce la fai a ricaricare però, eh? Cazzo, questo qua con... con i comandi quando deve ricaricare è un emerito coglionazzo. Ok, riprendiamo direttamente qua dalle scale. Quindi dovrebbe arrivare il cane. Ok, arma sempre carica, ragazzi, ricordiamocelo sempre, sempre. Dai, cazzo, ci impiega 20 anni per ricaricare, eh? Per ricaricare oppure per cambiare arma ed è una roba pazzesca, eh? Ok, e fin qua ci siamo. Ancora ce n'è? Che cazzo.
Diamo una controllata di qua. Mangiare del cane, ottimo. Ok, una roba d'oro abbiamo raccattato. Poi andiamo. Nulla. Porta chiusa. Speriamo che non ci sia, non ce ne siano più di quei rompiscatole là, perché sono veramente cazzuti, eh. Il cane è andato. Fuori. Uno è andato, l'altro è andato, anche l'altro, perfetto. Allora, diamo una controllata di qua. Sì, quello là è il rompiscatole di prima. È scappato anche lui, eh. È scappato anche il nostro collega. Dov'è che è? Qua. E non ci ha visto. Ma no, perché devi lanciare? Oh, non è mica morto, eh. Ah, meno male, ha fatto qualcosa anche lui, eh. Ha seccato, va bene. Poi? Ok, quello anche. Ottimo. Pure guidare, ragazzi. Premi per accelerare, ma questo lo vedremo successivamente. Ok amici, io direi che il nostro episodio termina qui. Spero che la nostra avventura vi stia piacendo. In tal caso, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Se vi è piaciuto il filmato, lasciate un bel like. Vi ringrazio per avermi seguito. Ci vediamo con il prossimo gameplay. Un saluto a tutti da GraceGamer78.